Ciao e assolutamente bentrovati a tutti. Oggi andiamo con uno di quei video veramente classici per il canale YouTube di viaggiovelo.com e sono i video tutorial per gli acquisti dei voli. Ti farò vedere la procedura e ricerca per un volo con Wizz Air, con la compagnia low cost Wizz Air. Molto molto comodo se hai intenzione di visitare l'est Europa, perché ha tantissimi voli da tanti aeroporti italiani verso tanti stati e tante città importanti dell'est Europa. Prima di iniziare ti rompo le scatole come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti, ma anche sulla campanella a fianco del pulsante. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutti i video che andremo a pubblicare, sia quelli del martedì che quelli del venerdì. Ma ora andiamo a video e vediamo come ricercare e fare tutta la procedura di acquisto per un volo sul sito della compagnia low cost Wizz Air. Eccoci catapultati sull'home page del sito di Wizz Air, trovi il link qui sotto in descrizione per raggiungerla. L'home page è diciamo abbastanza pubblicitaria, ti dà alcune destinazioni, quello che poi interessa a noi sarà il motore di ricerca. La cosa simpatica è che puoi già cercare anche volo più hotel o solo hotel e le auto a noleggio, cosa che potrai fare anche durante la procedura di prenotazione. Chiaramente non fa da agenzia viaggi, da tour operator, ma si appoggerà poi a Booking per gli hotel e a una compagnia di noleggio auto per appunto il rent a car. L'unica cosa veramente interessante dell'home page sono due fondamentalmente. Uno, le offerte dei voli economici, ti dà un'occhiata veloce ai prezzi più bassi delle partenze dall'Italia verso determinate destinazioni. Come dicevamo, Wizz Air per quanto riguarda i voli dall'Italia serve principalmente tutta la zona est Europa, soprattutto tante destinazioni in Romania, ma anche Bulgaria, Polonia, bellissima Polonia, la Lituania con Vilnius, Kaunas e altre zone dell'est Europa. Quindi l'unica pagina che ti consiglio di vedere dall'home page è andare a vedere sulla mappa se ti interessa capire i voli dall'Italia e quindi dagli aeroporti più vicini a te dove hanno disponibilità di voli e dove praticamente realizzano tratte. Ad esempio da Bologna, che è l'aeroporto più vicino a me, ecco che mi fa vedere che posso volare in diversi posti. Posso volare ad esempio a Cluj-Napoca, posso volare a Timișoara, a Craiova, a Bucarest, posso volare a Budapest, posso volare in Polonia ad esempio a Katowice, a Sofia. Diciamo che ogni luogo di partenza ha chiaramente aeroporti diversi. Le basi principali italiane sono appunto Milano, Bergamo, Bologna, ma anche Roma, sia Fiumicino che Ciampino, e ci sono voli anche dal sud Italia e dalle isole, Catania e Alghero, soprattutto come aeroporti per Sicilia e Sardegna. Tornando in home page ti faccio una piccola premessa prima di cominciare a fare una simulazione. Wizz Air avrà una data di cambio di cose praticamente, che è il 29 ottobre, quindi ci saranno delle regole che vedremo adesso, soprattutto per i bagagli e le tariffe fino al 29 ottobre e poi dal 29 ottobre in poi. Quello che sarebbe meglio sarebbe volare dopo il 29 ottobre e vedremo anche perché si riesce a volare con costi minori dopo il 29 ottobre, perché non si devono per forza aggiungere bagagli. E purtroppo fino al 29 ottobre ha una politica di bagagli a mano gratuiti veramente risicata, ma lo vedremo. Per la nostra simulazione ho scelto ad esempio un volo da Milano-Bergamo, una delle basi italiane di Wizz Air, verso la capitale polacca di Varsavia. Per quanto riguarda le date, Wizz Air è un po' più comoda di ad esempio Ryanair o EasyJet, perché riesci già a avere un quadro, cliccando sul pulsante le date sono flessibili, di prezzo di quelle date, generico e generale. Come puoi vedere io ho selezionato novembre 2017 perché andrò a cercare un weekend lungo di novembre e come vedi ho la possibilità di vedere il prezzo minimo di quella data e quando ci sono i voli, così evitiamo di avere problematiche. Possiamo anche velocemente vedere gli orari di partenza, ovvero l'orario di partenza dal luogo di destinazione e l'orario di partenza dal luogo di ritorno. Quindi per la nostra simulazione, come avrai visto prima in home page, selezioniamo un'andata
venerdì 17 novembre con partenza alle 9.05 da Bergamo e come ritorno lunedì 20 novembre alle 6.25 del mattino, quindi un po' presto ma mi permette di spendere veramente poco. Un pochino scomodo perché non mi dà un pulsante qui da andare avanti, ma devo andare sul riepilogo che rimane sempre sulla sinistra e cliccare su inizia prenotazione. Come vedi ti faccio notare il prezzo che va 29,98 il prezzo totale a questo momento, quindi clicchiamo su inizia prenotazione. A questo punto abbiamo la data e i prezzi dei giorni precedenti, i giorni vicini, e abbiamo la tipologia di tariffa che andiamo a scegliere. Come ti dicevo, c'è una differenza incredibile tra voli fino al 29 ottobre con le regole quindi che applicano in questo periodo e quelli dal 29 ottobre in poi. In questo caso noi abbiamo scelto novembre, quindi la tariffa da 14,99 mi garantisce di poter fare il check-in online due giorni prima della partenza e mi garantisce un bagaglio a mano normale che ha dimensioni più o meno uguali a quelle di Ryanair, quindi 55-40, però è 25, quindi appena più grande. Il problema è che con voli fino al 29 ottobre la tariffa Basic permette di portare all'interno un bagaglio a mano gratuitamente piccolo, quindi un classico trolley non te lo permette, è praticamente uno zainetto, perché può essere, se non sbaglio, 35, 40 e 20, una cosa comunque piuttosto piccola, sicuramente non un trolley. Quindi purtroppo se voli fino al 29 ottobre devi valutare in modo molto importante di prendere la tariffa WizzGo, che ha basta passarci sopra e ti dice che cosa ha compreso. Hai anche un bagaglio da stiva, hai un bagaglio a mano più grande, hai l'imbarco prioritario, hai diverse cose. La tariffa Basic è quella in cui risparmi di più, ma è sicuramente quella anche in cui hai meno possibilità. Qua puoi fare addirittura anche il check-in fino da 30 giorni prima. In più c'è la Wizz Plus, che è una flessibilità tutto l'anno, è una tariffa ulteriore, ti dà la possibilità anche di avere bagagli da stiva da 32 kg, cambi di volo illimitato, rimborso, eccetera. Dai un'occhiata, e ne parleremo dopo, a queste tariffe sotto. Sono le tariffe Wizz Discount Club. Wizz Air ha una tessera che tu puoi acquistare a qualsiasi momento, che ti permette con la tessera base, dovrebbe essere, adesso lo vediamo, ma circa di 30 euro 29 euro, ti permette di avere degli sconti sulle tariffe nel momento della prenotazione. Se io avessi questa tessera, con la tariffa questa tessera, io il volo, la tariffa Basic, la vado a pagare 9,99 euro. Come vedi hai sconti anche sulle altre due tariffe. Noi per ora scegliamo la tariffa Basic in entrambi i casi, si tratta solo di spuntare la tariffa che ti interessa. Puoi anche pagare 6 euro per bloccare le tariffe per 48 ore e quindi puoi decidere in 48 ore se acquistarle o meno, e nel caso in cui non le acquisti ti verrà accreditato soltanto i 6 euro della spesa di blocco. Clicca sul tasto continua e andiamo avanti per vedere le maschere successive. A questo punto andiamo a inserire due dati fittizi per il nome passeggero, inserito Mario Rossi, andrai a inserire se sei il passeggero e cliccare il tuo gender, praticamente uomo o donna. Puoi aggiungere i bagagli a questo punto, qui vedi i costi dei bagagli da 20 kg, da 32 kg, sia per il volo di andata Milano-Bergamo-Varsavia, sia per il volo di ritorno, e a questo punto noi andiamo a spuntare le caselle nessuno in entrambi i casi. Il bagaglio a mano che hai compreso, come dicevamo, è un 55-40-23, quindi leggermente più grande di quello di Ryanair, quindi la maggior parte dei trolley in commercio. In più, ma ti ricordo che ho fatto un video proprio per consigliarti i trolley più comodi. In più, hai anche un limite di peso che è di massimo 10 kg. Se ti interessa portare attrezzature sportive, spunterai e ti costerà 30 euro. Il tipo di check-in lo puoi fare gratis online, nel caso della nostra tariffa da 2 giorni prima a 2 ore prima del volo, nel caso di altre tariffe puoi farlo anche da 30 giorni prima o addirittura adesso, oppure puoi decidere di farlo anche in aeroporto con una spesa, diciamo, abbastanza contenuta di 10 euro per ogni check-in sia in andata che in ritorno, quindi se lo fai in entrambi i casi in aeroporto saranno 20 euro. Puoi scegliere il posto, ma in questo caso sarebbe un costo in più. Io vado avanti e come vedi la mia tariffa per ora è rimasta ancora 29,98. In questo caso mi fa
provare ancora a scegliere il posto, ma io non voglio scegliere il posto, quindi andiamo quindi avanti sia per il volo di andata che per quanto riguarda il volo di ritorno. Ho scordato di dirti una cosa importante, quindi sono tornato indietro di una pagina, ovvero quella del continua dopo aver inserito che non volevo nessun bagaglio e il check-in online. Nel punto, se non sei loggato, se non sei iscritto, a questo punto cliccando sul tasto continua prima di scegliere eventuali posti sull'aereo o rifiutare, dovrai inserire la tua email o password, in questo caso è un passaggio obbligatorio, e se non sei iscritto dovrai cliccare sul puntante registrazione e andarti a registrare con il nome e cognome, se sei uomo o donna, cellulare, email, password, paese di cittadinanza, potrai scegliere di iscriverti alla newsletter. Questo non è obbligatorio, però dovrai obbligatoriamente cliccare su l'accettazione della policy e poi a quel punto lì cliccare su registrati. In questo modo avrai il tuo account sul sito Wizz Air. Siamo giunti a questo punto alla pagina di aggiunta servizi, puoi aggiungere la Wizz Air Priority, quindi salire sul volo. Ti ricordo che come Ryanair, anche in questo caso, se il trolley che hai non è possibile stivarlo a bordo, verrà poi messo gratuitamente in stiva, quindi se hai cose di valore da tenere, mi raccomando, o acquisti la priority, quindi sali e sei sicuro di posizionare il bagaglio, oppure cerchi di togliere le cose importanti e te le porti a mano. Poi hai Wizz Flex, ma sono tutte servizi che sono facilmente capibili. Puoi prendere un'auto a noleggio, puoi il trasferimento in aeroporto, ti dà diverse soluzioni, il controllo di sicurezza veloce, la priority lane, l'exclusive lounge in aeroporto, puoi ricevere i dati di voli per un euro sul cellulare, la garanzia di puntualità. In pratica se subisci un'ora più ritardi ti verrà dato un credito di tot euro a seconda di quello che vuoi nelle nuove prenotazioni, e eccetera eccetera. Non voglio, l'unica cosa che dovrai cliccare qui è l'assicurazione annullamento, multirischi, a due prezzi diversi. Io ad esempio ho già una mia assicurazione che mi copre annualmente, quindi clicco su nessuna assicurazione e poi passo a continua. Ecco, questa è la pagina del club. Questa pagina è quella che ti dicevo prima. Praticamente ti puoi iscrivere come standard, quindi tu singolo, oppure come gruppo, quindi famiglia, se hai delle famiglie. Il costo per un anno di questa Wizz Discount Club per il singolo è di 20-30 euro praticamente, per il gruppo è di 60 euro, però ti permette, come abbiamo visto, di risparmiare parecchi soldini, se soprattutto se utilizzi almeno 2-3 volte Wizz Air in un anno. A questo punto lui ti dà questa possibilità di pagare questi 30 euro adesso e risparmiare già su questo volo 20 euro, quindi andarlo a pagare veramente poco. Io per questa simulazione non lo faccio, a te la scelta. Acquista abbonamento standard se lo vuoi acquistare, oppure no, non voglio risparmiare 20 euro se vuoi andare avanti. Qui è un po' piccolo il link se non vuoi acquistare la Wizz Discount Card, ma è questo qui: no, non voglio risparmiare 20 euro. A questo punto siamo alla pagina finale. Se sei un privato andrai a inserire qua i tuoi dati, via, città, email, questi li ha già compilati lui, CAP eccetera, andrai a inserire i dati per il bonifico bancario, perché si può pagare il volo di Wizz Air o con bonifico bancario o ancora meglio con carta di credito, Visa, Mastercard sono quelle accettate, più altre tipologie di carte che noi non siamo interessati, e puoi anche salvarla. E se non vuoi acquistare da privato ma sei un'azienda, ti basterà cliccare su aziende e potrai inserire anche la partita IVA in modo da poter scaricare il volo. Poi la procedura di pagamento sarà la stessa: una volta inserito tutti i dati spunterai la casella delle condizioni generali, diventerà rosa, lilla, questo pulsante paga per nota ora, e cliccando il pulsante andrai a pagare il volo. Ti verrà inviato via mail, arriverai a una pagina di conferma e ti verrà inviato istantaneamente via mail il biglietto, la prenotazione e il biglietto. A quel punto, a seconda della tariffa che hai preso, potrai fare il check-in da 2 giorni prima se era la tariffa basic, a 30 giorni prima, oppure subitaneamente se hai preso la tariffa principale, e lo farai tramite il link check-in e prenotazioni, in cui puoi sempre vedere
il tuo stato e i tuoi voli all'interno. Questo, diciamo, è una procedura molto simile a tutti quelli che sono gli acquisti sulle compagnie di voli low cost, ma come hai detto, come ti dicevo, qui c'è il discorso della With Discount Card e questa differenza tra prima del 29 ottobre, che si può volare basic con praticamente zero bagaglio, con un bagaglio piccolissimo, e dopo il 29 ottobre, in cui Wizz Air si praticamente uniformerà a EasyJet e Ryanair per questione di bagaglio a mano gratuito. Una notizia buona è che è disponibile anche la programmazione estiva 2018, quindi sono già acquistabili tutti i voli estivi della prossima stagione, molto molto in anticipo rispetto agli altri. Ripasso un attimo a video per i saluti finali. Spero di averti chiarito tutta la procedura e se hai domande, mi raccomando, la parte è qui sotto, oppure scrivimi tranquillamente, vedremo di fugare tutti i tuoi dubbi se non sono riuscito a fugarli già tutti adesso con questo video molto dettagliato. Siamo anche sui social network, ti ricordo la pagina Facebook di viaggiovero.com, se diventi fan e clicchi su mi piace io sarò felicissimo. Poi siamo su Instagram e Twitter, ci trovi come @viaggiovero e anche lì se ci segui siamo davvero contenti. Se il video ti è piaciuto, un pollice verso l'alto ci aiuta a crescere e migliora sempre il canale, questo è davvero importante. Mi raccomando, la facciona sorridente che vedi qui sotto con il simbolo di viaggiovero.com serve a iscriverti e clicca anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.